Buongiorno amici, bentornati sul canale. Finalmente dopo un po' di tempo di assenza, oggi vi ripropongo una nuova escursione che non faccio molto lontano da casa. Sono arrivato nei pressi di un paese che si chiama Somasca, un paese che è abbarbicato diciamo sulle montagne nei dintorni di Lecco. In questo paesino ho lasciato la macchina e sono partito per fare un giro ad anello che appunto dal paese di Somasca sale fino al santuario di San Girolamo, dopodiché saliremo al castello di Somasca, che diciamo leggenda dice che sia il castello narrato nella vicenda dei Promessi Sposi. Dopodiché prenderemo un sentiero nel bosco che sale fino alla croce di Vicerola, poi arriveremo nell'abitato di Saina, una piccola frazione del paese di Erve. Scenderemo dal paese di Erve verso Rossino, dove c'è un altro castello che non sono sicuro che si riesca ad entrare o comunque a vedere, e poi scenderemo ancora lungo il fiume per arrivare ancora a Somasca, dove riprenderemo la macchina per tornare a casa. Un giretto non molto lungo, abbastanza semplice, e niente, partiamo. Questa è la piccola chiesetta di San Girolamo, il santo che in questa località aveva creato un rifugio per gli orfanelli e alla quale è stato dedicato appunto il santuario. Eccoci arrivato a quello che è l'inizio del santuario. Da qua parte tutta una strada dove ogni tot metri c'è una cappelletta, dove in ogni cappelletta ci sono delle statue, dove sono raffigurati momenti di vita del santo, dove si spiega che cosa faceva per gli orfanelli e come si è svolta appunto la sua vita. Quello che invece vedete lì sopra è quella che si dice appunto sia la Rocca dell'Innominato. Una delle cappellette che per ora sono in restauro, dove si vede appunto raffigurate con statue a grandezza naturale momenti di vita del santo. Quello che vedete ora invece è la parte alta del santuario che è ad alcune centinaia di metri sopra l'abitato di Vercurago, dove questa diciamo balconata permette di vedere appunto il bellissimo paese di Vercurago, tutta la zona circostante e il lago di Garlate. Anche questo è un luogo di culto e qua c'è una chiesetta e quindi un po' di
doveroso silenzio, e da qui parte il sentiero che porta alla Rocca dell'Innominato. Adesso siamo arrivati da quello che è l'uscita del santuario. Da qua parte il sentiero che porta alla rocca, e da dove poi prenderemo un altro sentiero che ci porta appunto a continuare il nostro giro ad anello verso la piccola frazione di Saina, per poi arrivare a Erve e scendere a Rossino. Lasciata appunto la Rocca dell'Innominato, dove abbiamo visto il bellissimo paesaggio del paese di Vercurago e del lago, riprendiamo il nostro sentiero che porta alla chiesetta degli Alpini e quindi alla località Saina. Dopo essere scesi dalla rocca nella parte posteriore, scendendo si incontra un grande prato dove c'è una trattoria alla rocca appunto. Da lì si tiene la destra e da lì parte il sentiero, che è quello che vedete alle mie spalle, un sentiero nel bosco abbastanza largo, senza grandi difficoltà, leggermente in salita, ma logicamente in montagna si fa salite e discese. Una piccola cappelletta votiva alla Madonna proprio sotto la montagna, dove la pendenza è negativa, ovvero in alto sporge di più che in basso, e credetemi, fa una certa impressione. Una volta arrivati nei pressi della Croce di Vicerola, il sentiero si è spianato, la parte più ripida diciamo è finita, ora manca qualche minuto per arrivare appunto alla croce, dove mi fermerò un momentino a riposare, a godermi il panorama. E da lì poi comincerà la discesa verso l'abitato di Erve. Devo dire che questo sentiero è veramente bello. Non me lo ricordavo più, perché ci venivo quando ero più piccolo. E poi per un periodo è stato chiuso perché
un pochino pericoloso, è stato sistemato con l'intervento dell'applicazione di reti paramassi, sistemazione del sentiero e tutto, ed era da un po' di tempo che dicevo che volevo venire a farci un giro, e essendo passati così tanti anni non me lo ricordavo ed è effettivamente bello. Comunque, per la cronaca, siamo arrivati alla Croce di Vicerola. La Croce di Vicerola, diciamo che oltre il Pizzo, il Monte Pizzo, che è quello che vedete alle mie spalle, oltre quello, diciamo, la Croce di Vicerola in questo sentiero è il passaggio più in alto, diciamo. Lasciato la località Saina, scendiamo questa piccola scala che permette di evitare la strada e siamo arrivati in quello che è l'abitato di Erve. Quella che vedete alle mie spalle è la chiesetta degli Alpini, qua nell'abitato di Erve, e appena fuori di quello che è il centro del paese, che vedete ora alle mie spalle. E là sopra c'è l'abitato, il vecchio centro nucleo di Nesoglio, che però oggi per questioni di tempo non riesco a farvi vedere. Però siccome Erve è anche un piccolo paesino abbastanza frequentato d'estate, perché è punto di partenza per chi magari vuol salire a Resegone, oppure chi vuol salire al Magnodeno, che sono le due montagne qua più famose, diciamo, della zona, oppure anche per chi, per rinfrescarsi dalla calura estiva, vuole fermarsi alle buche, che sono delle piccole pozze di acqua che si formano nel torrente Galavesa. E qua, come dicevo, d'estate è abbastanza gettonata dalla gente del luogo e non, che viene qua appunto a rinfrescarsi, e quindi l'abitato di Nesoglio magari ve lo faccio vedere in una prossima escursione che faremo alle buche di Erve. E la Proloco del paese ha carinamente riempito di queste piccole composizioni di vasi, alcune con i fiori, alcune, come vedete, come questa, con la sabbia per spegnere i mozziconi, giusto per abbellire il paese e rendere fruibile da chiunque la possibilità di non buttare i mozziconi in giro. Questo che vedete è uno dei tanti ponticelli che scavalcano il torrente Gallavesa e portano appunto da una sponda all'altra del paese. Credo che sia uno dei più vecchi, fatto ancora, diciamo, a schiena d'asino, come si dice, e quello che vedete ora sullo sfondo è il Monte Resegone, il versante, diciamo, ervese del Monte Resegone. Dalla parte opposta c'è la città di Lecco. Ed ora invece
ci rimettiamo in cammino e di buona lena, perché adesso ci aspetta la strada del rientro, che è in parte asfaltata e poi sui tornanti ci sono delle scorciatoie, delle strade che permettono appunto di accorciare la strada, diciamo, carrabile, e quindi niente, ora si cammina. Quello che vedete lì sotto, qualche centinaio di metri sotto, è il torrente Gallavesa, e questa è la valle, il canyon, che si apre verso l'abitato di Calolzio Corte. In lontananza è il lago di Garlate. Quella che vedete adesso invece è la strada che collega la città di Rossino, il paese di Rossino, a Erve, e che, come vedete, è a sbalzo dalla montagna. Questa strada, che è stata cominciata nel primi del Novecento, era poco più di una carrareccia sterrata e permetteva l'arrivo nel paesino di Erve dalla gente dei paesi sottostanti. È stata allargata poi in tempi più recenti, facendo appunto una strada a due corsie che permettesse appunto la salita e la discesa degli automezzi e anche del pullman, che permette di spostarsi appunto dal paesino di Erve ai paesi della valle. Ed eccoci, dopo un po' di cammino, arrivati nel paesino di Rossino, paesino appunto dove c'è il castello. Questa che vedete è la chiesa di San Lorenzo, quella vecchia, che si affaccia sulla piazza, dove contrapposta c'è appunto la chiesa di San Lorenzo, quella nuova. Quella che vedete purtroppo è neanche molto bella, è una piccola parte di quello che è il castello di Rossino. Castello che, come vi dicevo, è una proprietà privata. Ho provato ad arrivare fino all'ingresso e anche a chiedere di entrare, ma mi hanno proprio detto che è un'abitazione, quindi non è possibile l'ingresso. L'unico scorcio che riesco a farvi vedere è questo, e comunque è un bellissimo castello che si affaccia su quella che è la vallata sottostante, che è questa. Ora invece abbiamo abbandonato la strada, siamo ritornati sul sentiero che dal piccolo paese di Rossino ci porterà fino a Somasca, punto dove ho lasciato la macchina e punto dove torneremo a casa. Eccomi finalmente tornato alla macchina. L'escursione anche per oggi è finita, spero che vi sia piaciuta, nonostante non sia stata un'escursione eclatante, ma purtroppo il periodo non mi permette di fare grandi spostamenti, mi sono dovuto accontentare di portarvi in una delle passeggiate che ci sono nei dintorni di casa. Spero comunque che vi sia piaciuto questo giro ad anello, che sono esattamente 10 km 200 metri, mi ha permesso di vedere il santuario di Somasca, il castello dell'Innominato, di godermi il panorama del lago di Garlate dall'alto, poi salendo fino alla croce di Vicerola ho potuto arrivare fino al piccolo paesino di Erve, dove poi sono sceso facendovi vedere il castello di Rossino e il canyon dove scorre il torrente Gallavesa.
per poi rientrare con un sentiero nel bosco e appunto tornare alla macchina. Spero appunto che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, mettetemi un like. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, mettete il segno di spunta sulla campanella, che così ogni volta che io pubblicherò un video a voi arriverà una notifica che appunto è stato pubblicato un nuovo video. Ve lo chiedo anche perché io ci metto molto molto impegno e tanta passione per fare anche questi piccoli e brevi video, e la soddisfazione di vedere nuovi iscritti sul canale per me è la motivazione che mi spinge a portarvi con me in nuove avventure. Speriamo appunto che la situazione migliori, che così posso portarvi in località sicuramente migliori di questa, ma comunque spero di avervi allietato per quanto possibile in questo piccolo momento con questo video. Se avete dei commenti per aiutarmi a migliorare eventualmente i prossimi video, scrivetemeli nei commenti qua sotto. E niente, grazie a voi di avermi visto e ci vediamo alla prossima puntata.